Bentornati, ben ritrovati. Continuiamo nelle nostre video lezioni di questa nostra playlist sulla storia dell'Ucraina e questa è la prima lezione che noi dedichiamo ai cosacchi, che tanta parte, tanta importanza, anche da un punto di vista simbolico, avranno nella storia del popolo ucraino. Vi ricordate che i territori ucraini ormai da tempo erano stati inglobati tutti all'interno della Confederazione della Lituania-Polonia. E cosa succede lungo i confini meridionali della Lituania-Polonia? Una cosa che si intensifica molto nel corso del Cinquecento, vi sono le scorrerie tatare, le invasioni dei tatari all'interno del territorio della Lituania-Polonia. Le incursioni più dure avvennero nel 1549 e nel 1552. Le scorrerie dei tatari colpivano soprattutto i voivodati di Kiev, di Bratslav, ma anche la Podolia, la Volinia e la Galizia. Le scorrerie ovviamente partivano da dove? Dal Canato Tataro di Crimea, che costituitosi come indipendente nel 1449 sotto la dinastia dei Gerai, si era rafforzato nel 1478 diventando uno stato vassallo del potentissimo impero ottomano. Le razzie servivano principalmente a procurarsi schiavi che secondo la legge islamica non potevano essere di religione musulmana e quindi i tatari andavano a schiavizzare, a catturare come schiavi gli slavi di religione ortodossa. Proprio una schiava ucraina di nome Roxelana, condotta all'harem del sultano, diventerà la moglie del celebre Solimano il Magnifico a metà del 600. Un personaggio molto famoso, Roxelana, finì per essere molto amata dagli ottomani. La triste sorte degli schiavi divenne il soggetto di numerosi Duma, ovvero dei canti epici ucraini. Contro questi ripetuti attacchi tatari si costituirono i cosiddetti cosacchi, quindi vedete cosa c'entrano i cosacchi con i tatari? C'entrano perché i cosacchi iniziano a esistere proprio come milizie che si organizzano per contrastare le invasioni dei tatari. I cosacchi avranno un'importanza enorme nella storia e nella cultura ucraina e ne parleremo ampiamente nelle prossime video lezioni. Questa è soltanto l'inizio, questa video lezione. Diverse altre video lezioni sui cosacchi. Le controffensive dei cosacchi ebbero subito successo. I cosacchi attaccavano anche via mare. La prima incursione cosacca con una flottiglia avvenne nel 1538 contro la fortezza ottomana di Ociakiv. I cosacchi si manifestano potentemente nella prima metà del Cinquecento, ma esistono già da prima. La prima menzione dei cosacchi in un documento risale al 1492. I cosacchi si situano nelle steppe al confine tra Lituania e Canato Tataro di Crimea. Una variante moscovita dei cosacchi si sviluppò più a est lungo il corso del Don, ma qui non ci interessano tanto i cosacchi moscoviti, bensì i cosacchi ucraini. A metà 500, l'area abitata dai cosacchi si estendeva lungo la linea che andava da Kamianets, l'importante città della Podolia, Kamianets, fino a Kyiv. Kyiv, sapete, è il nome vero, il nome ucraino di Kiev. Kiev è la variante russa. Oltre questa linea c'era la cosiddetta terra selvaggia, che era chiamata Decepole. Una terra di nessuno, spopolata e percorsa da avventurieri, tra i quali naturalmente figuravano i cosacchi stessi. E si tratta del mondo avventuroso della steppa. I cosacchi svolgevano un ruolo importante nel proteggere i contadini ruteni russi dai tatari. Per questo la loro popolarità tra le popolazioni ucraine era elevatissima. I contadini ucraini ammiravano i cosacchi perché essi riuscivano a vivere liberi, sfuggendo al controllo del sovrano e dei proprietari terrieri. Invece la libertà dei contadini diminuiva e il loro grado di sfruttamento aumentava.
Warszawa. Nel 1520, Senko Polosowicz, starosta di Cercase, arruolò dei cosacchi per difendere la frontiera. Nei decenni successivi altri staroste fecero lo stesso, a volte utilizzando i cosacchi anche a scopo offensivo. Nel 1553 lo starosta di Kaniv, Dmetro Veshnevensky, appartenente ad una famiglia di grandi nobili ortodossi, fondò con un gran numero di cosacchi la Sich, la famosa Sich. Che cos'è la Sich? Sich significa orda, ma indica anche l'accampamento dell'orda. Più propriamente la parola Sich viene da una radice linguistica che significa tagliare, e quindi il significato originario probabilmente è alberi tagliati, ciò che è stato tagliato, ovvero indica il materiale con cui l'accampamento cosacco veniva costruito, perché era di legno. La base della Sich fu situata in un'isoletta del fiume Dnipro chiamata Mala Kortezza. L'isoletta si trova dopo le rapide del fiume Dnipro, ovvero nella parte meridionale del fiume, che è praticabile, è innavigabile proprio perché non ci sono le rapide, le cascate. Per questo i cosacchi della Sich vennero chiamati Zaporog, e in italiano noi diciamo anche Zaporoghi. E la regione da loro occupata prende il nome di Zaporizhia. Infatti, Zaporizhia, si scrive così in ucraino, Zaporizhia, è l'unione di due parole slave, za, che significa oltre, e porizhia, che significa le rapide, e quindi vuol dire appunto al di là delle rapide, dopo le rapide. La regione della Zaporizhia ancora esiste con lo stesso nome in Ucraina e reca all'interno del suo stemma l'immagine di un cosacco, e quindi in italiano a volte Zaporizhia, ecco, si scrive Zaporizhia. Questa Zaporizhia cosacca durerà fino al 1775, allorché fu distrutta da Caterina II, lo vedremo in seguito. La Zaporizhia diventerà leggendaria e rappresenterà una parte importante della lunga epopea cosacca. Per curiosità, le rapide del Dnipro non esistono più, furono distrutte dal regime sovietico per costruire una centrale elettrica. Sich ben presto prese a significare la stessa isoletta dove si trovava questo accampamento fortezza, nascosto da difese naturali tra le sponde paludose del fiume. Il luogo della Sich cambiò 8 volte. Ogni volta che l'isoletta veniva scoperta e distrutta, la Sich veniva ricostruita in un'altra isoletta. La prima isola, Mala Kortezha, è più grande delle successive. È la più grande di tutte le isole del Dnipro. Naturalmente, la maggior parte dei cosacchi non viveva nella Sich, nell'isoletta, ma nei territori circostanti. Si riunivano lì durante le campagne militari. I cosacchi non trascorrevano tutto il loro tempo a combattere. Si dedicavano, come il resto della popolazione non cosacca, all'agricoltura, all'artigianato, alla pesca e al commercio. Praticavano anche l'apicoltura e l'estrazione del sale del Dnipro. I cosacchi vivevano in una costante situazione di pericolo. Le donne non potevano accedere alla Sich. Durante le guerre la disciplina era molto severa e gli ufficiali potevano decretare la pena di morte. I cosacchi erano noti per il loro spirito di fratellanza e la loro visione egualitaristica. Si autogovernavano come una democrazia. Il capo militare, il Koshovi, veniva eletto nella Sich. Le decisioni del Consiglio della Sich riguardavano tutti i cosacchi, riguardavano la politica interna, la politica estera, la vita della comunità, ma anche le questioni fiscali e giudiziarie.
Obbligatoria era l'appartenenza al cristianesimo ortodosso. Più volte i cosacchi si presentarono come i difensori della religione ortodossa. L'arma dei cosacchi era la sciabola curva, il loro abbigliamento, larghi pantaloni rimboccati negli stivali, la loro pettinatura, il ciuffo sulla testa rasata. Il nome cosac significava uomo libero ed era di origine turca. Secondo altri interpreti, cosac significa nomade, dissidente. Le comunità cosacche erano multietniche, non vi erano solo slavi, ma anche tatari, polacchi, ruteni, moldavi. Ma questa variabilità etnica era più diffusa tra i cosacchi russi, mentre i cosacchi ucraini erano prevalentemente slavi. I cosacchi erano amanti della libertà e rifiutavano le servitù feudali o l'obbedienza ai nobili e ai sovrani. Così ci hanno raccontato i cosacchi, tra gli altri, Mikalaj Gogol, nel suo noto romanzo Taras Bulba, oppure Lev Tolstoi nella sua opera I Cosacchi del 1863. Ben presto il supremo capo militare dei cosacchi iniziò a essere chiamato Etmano. L'Etmano controllava il territorio dei cosacchi che era l'Etmanato. L'assemblea cosacca che eleggeva l'Etmano poteva anche deporlo, essere divisa a sua volta in due consigli, quello da armata, il consiglio di armata, la Vyskova Rada, e poi lo Zahal, cioè il consiglio generale, la Zahala Rada. Anche gli altri ruoli e le altre cariche erano elettive. La Sich possedeva anche una chiesa, sempre costruita in legno. Non bisogna pensare che i cosacchi fossero solo dei perdoni, essi gestivano anche delle scuole e avevano istituzioni amministrative, fiscali e giudiziarie. Inoltre avevano le loro attività economiche, negozi, botteghe artigiane. Molti capi cosacchi, come ad esempio Mazepa, di cui parleremo in seguito, erano persone estremamente colte. I cosacchi, come vedremo, rappresentano un simbolo della nazione e dell'anima ucraina. Molti ucraini attualmente ritengono di essere discendenti dai cosacchi. L'inno nazionale ucraino dice che gli ucraini appartengono alla progenie cosacca. Ben presto le operazioni militari cosacche, che all'inizio erano difensive, divennero anche offensive. Nella seconda metà del Cinquecento gli attacchi dei cosacchi al di là della frontiera della steppa divennero frequenti. Inizialmente l'elemento nazionale ucraino era assente nel cosaccato. I cosacchi erano il tipico fenomeno di confine, organizzazioni che sorgono tra gli ultimi insediamenti nelle terre coltivate e nella steppa euroasiatica. I cosacchi sono stati paragonati ai cowboy americani o a certi loro equivalenti poco noti in Occidente, come gli Oprischi dei Carpazi, gli Aiduchi dei Balcani o i Batiari ungheresi. I cosacchi possono essere considerati pirati della steppa o pirati del Mar Nero, giacché usavano anche le navi. Qualcuno li ha definiti banditi sociali, quelli che rapinavano gli aristocratici, i ricchi come Robin Hood, oppure lo slovacco polacco Janosik, l'americano Billy the Kid, l'ucraino Oleksha, l'ucraino Alexa Dobush. Le storie di tutti questi banditi al servizio del popolo furono celebrate nei canti popolari e nei romanzi d'avventura. Parliamo ora dei cosacchi all'interno della fase dell'Ucraina polacca, cioè a partire dall'Unione di Lublino nel 1569. Nel 1572 il re di Polonia-Lituania Sigismondo II pensò di registrare i cosacchi per utilizzarli meglio per i propri scopi, ma anche per renderli inoffensivi. All'inizio i cosacchi registrati furono appena 300, messi sotto il comando del generale polacco Badoschi, del generale polacco
Badoschi, ecco, ve l'ho scritto qui. Nel 1578, sotto il regno di Stefano Bathory, re di Polonia, furono registrati 500 cosacchi. Nel 1589 i cosacchi registrati risultavano 3.000, comunque una minoranza rispetto ai cosacchi non registrati, che erano 4.000. I cosacchi regolari non dovevano solo difendere i confini del regno, ma anche bloccare i cosacchi non registrati, in particolare quelli della Zaporizhia, impedendo, le loro incursioni nell'impero ottomano e tra i tatari di Crimea. Infatti, a seguito di queste scorrerie cosacche, gli ottomani minacciarono più volte la Polonia di guerra, che i polacchi volevano evitare. Per questo, tra i cosacchi registrati e i cosacchi non registrati, i rapporti si deteriorarono. Molti cosacchi volevano registrarsi perché questo dava loro una retribuzione fissa e alcuni privilegi, come il diritto di farsi curare dalle ferite a spese dello Stato. Inoltre, i cosacchi registrati erano esonerati dal pagamento delle tasse e non erano sottoposti alla giurisdizione dei funzionari locali, ma i candidati erano sempre meno del numero dei posti autorizzati. Questo perché la Lituania-Polonia voleva risparmiare. Ciò suscitò malumore tra i cosacchi, anche perché chi non riusciva a registrarsi spesso veniva ridotto a servo della gleba. Comprensibilmente, durante le guerre veniva concesso un maggior numero di registrazioni. Nel 1596 avvenne un evento importantissimo. Si tratta, ne abbiamo parlato in altre video lezioni, dell'unione di Brest, ovvero l'unione tra gli ortodossi e la Chiesa cattolica. Ne abbiamo parlato proprio nella scorsa video lezione. Pochi ortodossi aderirono alla Chiesa greco-cattolica, chiamata Chiesa Uniate, perché appunto era la chiesa che univa le due chiese ortodosse, ortodossa e cattolica. Ma la pressione da parte della Controriforma cattolica aumentava. Ovviamente l'unione di Brest non fu ben vista dai cosacchi, che erano ortodossi tradizionalisti, e si schierarono ovviamente a difesa della religione ortodossa. Quindi i cosacchi e i russi in generale ebbero una motivazione in più per entrare in conflitto con lo Stato lituano-polacco. All'inizio del 600 i cosacchi registrati erano del tutto integrati nel sistema polacco. I cosacchi non registrati invece vivevano soprattutto nelle città di frontiera e non avevano uno status riconosciuto. Saranno questi che daranno forza alla rivolta del 1648, di cui parleremo in seguito. Una terza categoria di cosacchi erano quelli dell'Orda della Sich di Zaporizhia, di cui abbiamo parlato. Essi non sottostavano alle leggi della Confederazione Polacco-Lituana, rispetto alla quale avevano un vago rapporto di sudditanza. Tuttavia avevano stabilito contatti, per ora piuttosto blandi, con lo zar di Moscovia, che loro tenevano in considerazione come unico sovrano ortodosso indipendente. In realtà la Sicilia iniziò a comportarsi come un potere sovrano, decidendo autonomamente la propria linea di politica estera e le proprie campagne militari. Ad un certo punto i cosacchi divennero talmente potenti da essere rispettati a livello internazionale. Nel 1595 gli Asburgo d'Austria inviarono un ambasciatore presso la Sich, Erich von Lasotta, per cercare di concludere un'alleanza per attaccare gli ottomani in Moldavia. Ma anche il Papa stabilì un contatto con i cosacchi zaporoghi. Dal 1606 al 1620 ripresero gli attacchi cosacchi contro l'impero ottomano. Alcuni di questi hanno una portata davvero notevole. Nel 1606 i cosacchi misero a sacco la città di Varna, una città che oggi si trova in Bulgaria, che all'epoca era la più importante fortezza ottomana sul Mar Nero. Nel 1608 i cosacchi occuparono per breve tempo Perepok nella Turchia tatara, Perepok. Nel 1609 i cosacchi attaccarono alcune città ottomane come Chilia, Ismail e Akerman.
città che almeno alcune di esse erano importanti località sul Mar Nero all'interno della Moldavia che era stata asservita agli ottomani. Queste città oggi fanno parte dell'Ucraina. Nel 1614 una scorreria cosacca arrivò fino a Trebisonda nell'Anatolia interna. Mai i cosacchi si erano spinti così lontano. Trebisonda. E nel 1616 i cosacchi occuparono Caffa sul Mar Nero e liberarono tutti gli schiavi lì radunati, un evento leggendario di cui parlano le dunki, le ballate popolari ucraine. Le dunki. Nel 1615 e nel 1620 i cosacchi addirittura arrivarono nel porto di Costantinopoli, lo bruciarono e fuggirono. I polacchi non si erano avveduti del fatto che i cosacchi erano diventati in realtà uno stato autonomo e avevano sempre più motivi per entrare in contrasto con il potere polacco-lituano. Nel 500 e nel 600 cambia anche la situazione economica e ciò riguarda l'Ucraina. Voi sapete che nel 500, ma anche nel 600, si diffuse in tutta Europa una forte inflazione, forse a causa dell'ingente importazione di argento dalle colonie americane della Spagna. Questo permise alla Szlachta, alla piccola nobiltà polacca, di arricchirsi enormemente, esportando il grano che l'Ucraina produceva in grandi quantità. E che una volta arrivato a Danzica poteva essere venduto agli occidentali ad alto prezzo. Le fertili terre nere ucraine iniziarono ad essere sfruttate in maniera intensiva, dando vita ad una vera e propria colonizzazione. La fondazione della Rzeczpospolita dell'Unione Polacco-Lituana portò ad un rafforzamento del confine orientale e ad una stabilità che favoriva i commerci. I latifondi dei nobili aumentarono e si costituirono in uno stato nello stato, con clientele ed eserciti privati. I nobili avevano potere illimitato sulla terra. La colonizzazione delle steppe selvagge ricorda la colonizzazione del Far West americano. L'Europa orientale divenne il granaio dell'Occidente, una periferia del capitalismo che stava crescendo sulle rive atlantiche dell'Europa. Si esportavano anche altre materie prime come il legname e il potassio. La servitù della gleba era sempre più pesante. Molti contadini fuggivano, trasferendosi in posti spopolati o negli etmanati cosacchi. Quelli che restarono si unirono in massa alle rivolte cosacche. La prima sollevazione cosacca contro la Confederazione avvenne nel 1591, guidata da Krzysztof Kosinski, egli aveva 2000 uomini che mossero contro Janusz Ostrowski, che era lo starosta di Biała Cerkwa. Janusz Ostrowski era lo starosta di Biała Cerkwa. I cosacchi furono sconfitti sul fiume Piatka dal principe voliniano Kostiantin Ostrowski, il capo del precedente, scusate, il padre del precedente che ho già citato, cioè di Janusz Ostrowski. Questa rivolta è sintomatica e fa capire come spesso alla base del ribellismo cosacco vi fossero questioni di classe. Infatti, la causa della rivolta consistette in uno degli abituali soprusi da parte della nobiltà polacca nei confronti dei contadini. La rivolta scoppiò perché Krzysztof Kosinski, abbiamo visto uno dei capi dei cosacchi registrati, si vide occupare la terra legittimamente ricevuta dal re per i suoi servizi.
E chi era l'usurpatore? L'usurpatore era appunto Janusz Ostrowski. Non riuscendo ad ottenere giustizia dai tribunali, Kosinski portò i suoi cosacchi a devastare le proprietà di Ostrowski. Molti altri contadini, cosacchi e non, si unirono alla rivolta attaccando i propri signori. Nel 1595 e 1596 si scatenò un'ulteriore ribellione cosacca, quella guidata da Severin Nalivaico. È importante il fatto che Nalivaico per la prima volta abbia strumentalizzato la religione, presentandosi come difensore dell'ortodossia contro la Confederazione Polacco-Lituana Cattolica. Egli fu catturato e giustiziato a Varsavia. Alla rivolta presero parte anche gli Zaporoghi di Grigori Loboda e i cosacchi di Matvij Shaula. Tra i cosacchi si svilupparono conflitti interni, l'abbiamo accennato anche prima. I cosacchi registrati, che vivevano di solito nelle città ed erano proprietari terrieri, erano propensi a collaborare con la Confederazione, sperando di aumentare i loro possedimenti. Invece i cosacchi zaporoghi e quelli non registrati erano spesso privi di proprietà e temevano di tornare nelle condizioni di servi della gleba, sicché erano più disposti ad azioni violente. In questa fase i polacchi hanno buon gioco nel mettere una fazione contro l'altra. Nel 1620 Teofane, patriarca di Gerusalemme, di ritorno da Mosca, consacrò segretamente Iov Borensky quale metropolita ortodosso di Kiev. Iov Borensky, questo è illegale dal punto di vista dello Stato polacco, perché a seguito dell'unione delle due chiese, del trattato di Brest e della nascita della Chiesa greco-cattolica, gli ortodossi erano diventati illegali. E quindi, sfidando la volontà del re di Lituania-Polonia, in realtà gli ortodossi ricrearono la carica di metropolita di Kiev, che era stata abolita. E quindi venne ricostruita la gerarchia ortodossa sotto Gerusalemme in opposizione all'episcopato della Chiesa Uniate, ma questa gerarchia ortodossa, ripeto, dal punto di vista del re di Polonia era illegale. La cosa importante è che i cosacchi appoggiarono il nuovo episcopato ortodosso e aiutarono anche nella sua formazione. E questo è una cosa di cui abbiamo già parlato nella precedente video lezione. L'etmano Petro Konashevich Sahaidachny, Petro Konashevich Sahaidachny, con tutta la Sich, si affiliò nel 1620 alla Fratellanza Ortodossa di Kiev. Il nuovo episcopato ortodosso non fu riconosciuto, l'abbiamo già detto, dal re di Lituania Polonia Sigismondo, che continuò a sostenere solo i vescovi uniti, la Chiesa Uniate o greco-cattolica. Siccome i polacchi minacciavano di arrestare Teofane come spia, Konashevich Sahaidachny lo scortò al confine con 3.000 cosacchi. I cosacchi non erano contenti della loro condizione all'interno della Rzeczpospolita. La nobiltà cosacca, la Starszyna, pretendeva gli stessi diritti e privilegi della nobiltà polacca, la Szlachta. L'autogoverno, il diritto di possedere la terra, di cacciare, di pescare, di commerciare e produrre bevande alcoliche, e anche l'esenzione dalle tasse. Tali richieste venivano giustificate in base al fatto che i cosacchi prestavano i medesimi servigi militari della Schlachta.
della piccola e media nobiltà polacca. Nei primi decenni del 600 i cosacchi erano tornati forti perché si dimostrarono essenziali nel combattere i nemici esterni. Infatti, in contemporanea alle rivolte interne, gli eserciti cosacchi proteggevano le frontiere della Rzeczpospolita dalle incursioni tatare e insieme alla Szlachta partecipavano alle guerre dell'Unione. Durante il periodo dei torbidi in Moscovia, i cosacchi appoggiarono le pretese di falso Dmitri I e di falso Dmitri II. Ne abbiamo parlato nelle video lezioni sulla storia della Moscovia. Ben 10.000 cosacchi parteciparono alla marcia su Mosca dell'esercito polacco nel 1610. I cosacchi dell'etmano galiziano Petro Konaszewicz Sachajdaczny, che abbiamo già nominato, diedero un contributo importante nella guerra contro la Moscovia del 1618 e furono decisivi contro gli ottomani nella battaglia di Chotyn nel 1621, la battaglia di Chotyn. Si trattava di ben 20.000 soldati cosacchi. La Polonia, anche grazie all'aiuto di questi soldati cosacchi, riuscì a firmare un trattato di pace con la Moscovia senza perdere alcun territorio e anzi riacquistando la regione di Chernihiv. I cosacchi contribuirono a far girare la guerra a favore della Polonia. Entro la metà del Settecento Chernihiv diventerà una parte importante del mondo cosacco. Bisogna tenere conto però che i cosacchi favorivano la Polonia, ma la ostacolavano da un altro punto di vista. Che vuol dire? Nella guerra contro la Moscovia, che abbiamo appena citato, la Confederazione polacco-lituana non ottenne mai il pieno sostegno da parte dell'Impero Ottomano a causa delle insistenti incursioni navali cosacche contro gli ottomani sulle coste ottomane. I cosacchi ormai stavano assumendo una valenza nazionale. Il rettore della scuola della confraternita di Kiev, Sakovic, la confraternita di Kiev, ecco, il direttore si chiamava, questo qui si chiamava Sakovic, esaltò Konaszewicz Sachajdaczny in un poema pubblicato subito dopo la sua morte e affermò che i cosacchi erano gli eredi dei principi della Rus di Kiev. Petro Konaszewicz Sachajdaczny è considerato dagli storici il capo cosacco più importante prima dell'epoca di Bohdan Khmelnytskyj, di cui parleremo nella prossima video lezione. Konaszewicz Sachajdaczny trasferì la capitale del cosaccato a Kiev. Quando l'Etmano morì nel 1622, la popolazione di Kiev si riversò nelle strade per tributargli l'estremo saluto. Nonostante il ruolo decisivo giocato in tante battaglie, il re di Polonia si rifiutò di elevare i cosacchi nel numero dell'alta nobiltà. Negli anni successivi le rivolte cosacche si moltiplicarono, spesso giustificate dalla religione e spesso a partire dalla Siccia di Zaporizia. Queste rivolte avevano tra i loro obiettivi quello di aumentare il numero di cosacchi registrati, cosa che la Polonia non voleva. I polacchi consideravano un pericolo un numero troppo alto di cosacchi entro le proprie frontiere. I cosacchi avevano l'appoggio dei contadini russi, dai quali la maggior parte di loro, dei cosacchi, proveniva, anche se all'interno dei cosacchi registrati, come abbiamo detto, si era formata una nobiltà, la Starshena, che cercava di imitare la Szlachta polacca, che in ucraino, ecco la piccola nobiltà polacca, Szlachta. Si chiamava in un altro modo, si scrive così, e si chiamava Szlachta. Shliakta è il nome ucraino della Shlachta. Il sovrano non intendeva venire incontro alle richieste della Starshena perché voleva rafforzare il proprio potere sia a scapito della Shlachta sia a scapito della Starshena. Ma come sappiamo, la Polonia era dominata dalla Shlachta che non desiderava condividere i propri privilegi con la Starshena.
Agli occhi dei nobili polacchi, i cosacchi erano plebaglia, rozzi che non meritavano alcuna dignità. La società della Rzeczpospolita dell'Unione Polacco-Lituana era divisa in ceti ben distinti: nobiltà, clero, borghesi, contadini. Per i cosacchi non c'era posto. Nel 1625 si verificò la grande ribellione cosacca degli Zaporoghi di Marko Szmajlo. Essi furono sconfitti dal generale polacco Koniec Polski, ma i cosacchi ottennero che il numero dei registrati salisse a 6.000. Nel 1630 vi fu la ribellione di Taras Fedorovic, detto Triaselo, questo era il suo nome di battaglia. Nuovamente Koniec Polski riuscì a schiacciare la rivolta, ma furono accordate nuove concessioni e i cosacchi registrati aumentarono a 8.000. Nel 1635 fu la volta della ribellione di Ivan Sulima, che distrusse la fortezza di Kodak e poi fu catturato e messo a morte. Ma non è finita qui. Nel 1637 scoppiò la rivolta dei cosacchi contro il regno polacco, guidata da Pavlo Pavliuk. Per la prima volta vi aderirono anche contadini sulla riva est del Dnipro, da poco colonizzata. Pavlo Pavliuk venne sconfitto a Kumejki, presso Cichirin, ma la ribellione persistette sulla riva est con Dmytro Hunia, fino all'estate del 1638. Questa volta la repressione polacca fu molto dura e punitiva. Infatti i cosacchi registrati furono ridotti a 6.000 e fu abolito il titolo di etmano. In queste due ultime ribellioni i cosacchi proclamarono di combattere non solo per la loro libertà, ma anche per la fede ortodossa, ma furono delusi dalla Chiesa ortodossa, che aveva stabilito un forte legame con Varsavia e che invece dei cosacchi appoggiò i nobili ortodossi che avevano combattuto contro di loro. Parleremo anche in seguito del fatto che la Chiesa ortodossa, una volta raggiunto un accordo con la Polonia, decise di abbandonare a se stessi i cosacchi, e quindi questo, come vedremo, spinse molti cosacchi a guardare verso Mosca. Dopo le repressioni, il governo polacco riuscì a trovare un accordo con l'elite degli ufficiali cosacchi. Essi si sottomisero al re, ottenendo in cambio il riconoscimento dei cosacchi come un ceto distinto con propri privilegi, compreso quello di trasmettere i loro titoli e le loro proprietà ai discendenti. Furono creati un commissario cosacco e sei colonnelli cosacchi, che erano tutti nobili polacchi. I colonnelli erano a capo di sei reggimenti che avevano il compito di controllare la siccia di Zaporizhia per bloccare le incursioni degli Zaporoghi contro gli ottomani e così migliorare i rapporti tra gli ottomani e il regno di Polonia. Tra il 1638 e il 1648 non vi furono rivolte. Questo decennio fu chiamato la Pace d'Oro. Proseguì in maniera intensa la colonizzazione della regione della steppa di frontiera e i latifondi dei nobili si espansero ulteriormente. Sembrava che i cosacchi si fossero calmati, invece era la vigilia di uno sconvolgimento. Quale sconvolgimento? Lo vedremo la prossima volta. La più grande rivolta cosacca di sempre stava per esplodere. Continuate a seguirmi, continuerò a spiegarvi
che cosa fanno i cosacchi, come continua la loro storia. Grazie a tutti, arrivederci.